siamo stati davanti all'Istituto Alberghiero, al Liceo Classico Giovan Battista Pico di Nocera, adesso siamo venuti qui davanti al cancello del Liceo Scientifico Senzale. Abbiamo trovato ragazzi all'alberghiero e al Liceo Classico, mentre non ne troviamo qui al Liceo Scientifico. La prova, simpaticamente, mi ha detto una persona, è una giornata tosta. Mentre al Liceo Classico, all'Istituto Alberghiero, i ragazzi sorridenti, da qualcosa ha fatto veramente tanto tanto piacere. La novità fa sempre paura, la novità mette sempre qualche preoccupazione, ma una volta che è stata affrontata i ragazzi sono rilassati e hanno detto che è andata bene. Era complicato, però a mezzogiorno e 45 dovevamo uscire per forza. Sì. Mi avrebbero messo fuori? Sì. Che prova è stata stamattina? Economia aziendale. E oggi pomeriggio ricevimento. Sì, all'inizio... Oggi è prova pratica? No, sempre teoria. Sempre teoria? È finita. Non ancora, per poco. Tra e poco. E poi c'è la prova orale. A luglio! Non ci pensiamo! Lei è la prima degli orali! Soprattutto per quanto riguarda il colloquio, c'è sempre un po' di paura. Essendo le tre buste, non sappiamo cosa c'è all'interno. Esatto. Però l'importante, noi abbiamo un grande privilegio all'alternanza scuola-lavoro e quindi giochiamo tutte le nostre carte inerenti all'alternanza scuola-lavoro, certo. È il nostro stage. Trattato il ricordo della Shoah, quindi bellissimo. Le prove erano... Era abbastanza semplice da trattare. Diciamo. La Shoah è uno degli argomenti che trattiamo quasi sempre, si è sempre trattato ed è uno degli argomenti secondo me più belli perché comunque è storia. Anche la prova di latino e greco è andata, tutto a posto, tacito per quanto riguarda la traduzione in latino, Plutarco per quanto riguarda comprensione e analisi del testo in greco. All'inizio ci ha spaventato un po', però poi alla fine è andata. E adesso rimane? E adesso l'orale. Tutti e due il... La prova del 9. Ma tutti che... e due il 3 luglio. 3 luglio? 3 luglio, sì. Sì, pensavamo tutti molto peggio in realtà di come... Tacito e Plutarco. Cosa da niente, no, è andata abbastanza bene. Siamo tutti abbastanza soddisfatti. L'orale è a breve. Io sono la prima. Ti togli subito il pensiero. Purtroppo sì. All'inizio sì, però poi una volta che ci siamo seduti nei banchi tranquilli abbiamo visto la versione facile, è uscito tacito infatti, abbastanza fattibile. È stato un clima abbastanza sereno, sì. E Plutarco? Plutarco, sì, le domande, anche quelle, però non doveva essere tradotto, solo domande, anche quelle abbastanza fattibili. Soddisfatta, abbastanza, pensavo peggio, però ce l'abbiamo fatta. Non è che è stata difficile la prima, però c'era più ansia proprio perché era la prima. Quindi anche i professori magari sono stati più concentrati su di noi. Sì. Sì, okay. È stato abbastanza semplice, devo dire, ci aspettavamo peggio. Cioè almeno aspettavamo testi più complicati, odori più complicati, però molto tranquillo. Sì, molto serenamente. L'orale a quando? L'orale personalmente il 1 luglio. Ah, bene, sono già 10. Siamo abbastanza vicini, sì, esatto. Ragazzi, voi? 2 luglio. Noi il 2 luglio. Ragazzi, non mi invidio proprio, i miei esami li ho fatti qualche anno fa. In bocca al lupo, buona fortuna.